Ciao ragazzi, oggi qui vi porto una chicca sulle Texo. Principalmente andiamo a vedere il Voronoi. Se vi piace il video, poi andremo a fare un'altra puntata di come applicare anche altri tipi di Texo sui nostri oggetti. Principalmente useremo, come vedete qui a fianco, Orca Slicer, e un paio di programmi e Fusion 360. Tutto open source, tutto gratuito. Eccoci qua, sul lato sinistro abbiamo il Kali Dragon, quello in formato pieno, e qui abbiamo sul lato destro quello modificato da questa Texo nuova, che è il Voronoi, che più che nuova, diciamo tra virgolette nuova per questo video, perché sicuramente l'avete già visto in lungo e in largo, però penso che qualcuno si sia chiesto ma come si fanno, chi è che li fa? Praticamente abbiamo due piccoli, tra virgolette, software, no? Abbiamo uno tramite web e uno tramite che ce lo dobbiamo disegnare noi. Lo faremo tutto in Fusion, con un suo applicativo. Come si fa? Quello più semplice, però non ci dà tanta modifica da fare. Questo qui è il nostro, è il sito dedicato. I link comunque li troverete in descrizione, su, giù, sopra, a destra, da qualche parte ci saranno. Facciamo tranquillamente sfoglia. Prendiamo il nostro file STL, quello nativo, gli diamo apri e lui praticamente, una volta che diamo start, lui calcola. Oppure c'è un'altra possibilità di mettere l'indirizzo dove si trova questo file STL tipo printables e lui lo carica e vi fa anche lui fa poi start per poterlo creare. Comunque bisogna sempre fare attenzione alle dimensioni. Comunque questi sono poi sotto sono i formati che comunque lui legge, però tanto noi praticamente sono sempre STL praticamente. Poi abbiamo delle piccole opzioni, diciamo, per poter fare. Comunque sotto, come potete vedere, scorrono delle immagini, delle trasformazioni. Allora, innanzitutto qui ci scendiamo in formato STL quando andremo a fare la creazione dello start. Poi abbiamo la possibilità di aumentare o diminuire i fori. Queste sono le uniche modifiche che possiamo fare, non ne abbiamo altro. In questo caso io l'ho lasciato standard per farvi vedere. Lo spessore, idem, potete scegliere diversi formati e questo è il tutto. Praticamente una volta fatto start vi si apre un'altra pagina, cliccate sull'immagine, vi troverete un'immagine così, cliccate direttamente sull'immagine e parte in automatico il download e poi lo potete caricare direttamente sul vostro slicer preferito. Invece la seconda fase praticamente qual è? Dobbiamo andare a scaricare un plugin per il nostro Fusion. Praticamente esiste questo plugin che ci fa praticamente generare la Texo in questo formato qui, come abbiamo visto il nostro Kali modificato. Abbiamo due opzioni, o per il Mac, perché i Mac o Windows 64. Io in questo caso ho Windows 64 e ho utilizzato questo. La lingua non è cambiabile, in inglese, punto, fine. Praticamente noi ci troveremo ad avere un file, lo lanciate tranquillamente, dite installa e lui fa tutto in pochi secondi. Il tutto mi raccomando va fatto con Fusion chiuso, perché se lo voi fate con il programma aperto voi non vedete questa modifica a livello di software. Nel momento in cui voi l'aprite, voi vi troverete ad avere praticamente l'icona qui, sotto i solidi, che è uguale, identica a quello che vedevamo prima. Come funziona questo comando? Praticamente necessita poi di calcolarlo tramite uno schizzo. Creiamo uno schizzo vuoto, scegliete voi il piano dove volete inserirlo. In questo caso prendiamo tranquillamente ZY, termina schizzo e noi siamo a posto. Noi abbiamo creato uno schizzo completamente vuoto. Questo servirà al programmino per avere una base di appoggio. All'interno questo qui resterà completamente vuoto perché lui creerà un secondo schizzo però appoggiato a quello. Utilizziamo il programma, selezioniamo lo schizzo che è la nostra base di appoggio, scegliamo a disposizione i nostri piani. Qui daremo le dimensioni della nostra area dove creeremo la nostra immagine praticamente. Diamo tipo 200, mi raccomando, li vedete centimetri, fate millimetri, è una cosa che lo potete cambiare manualmente perché non lui lo fa, poi se volete fare tutto in centimetri dovete tenervi conto
che soft lavora in millimetri e voi avete centimetri. Diamo tipo 50 in altezza, facciamo world editor. Come vedete, vi ha creato diciamo il formato della texture, come avete visto, il nostro Kelly Dragon. Come potete vedere, siamo arrivati ad avere lo stesso formato. Qui avete la possibilità di cambiare la forma. A volte capita che è un po' pesante a fare le varie aperture, eccole qua. Qui avete tutti i vari formati: ottagonali, esagonali, triangolari, a stella, quadrati, quadrati, circoli, cerchi e via discorrendo. Prendiamo una forma tipo pentagonale, come potete vedere, vi fa questa qua. Quella forma pentagonale ve ne mette un po'. Qui potete decidere quanti, non potete dirgli tantissime cose, però è già qualcosa. Qua sotto abbiamo la scala delle nostre figure, come potete vedere, lui diventano piccoli fino al massimo del 100% di questa immagine. Poi potete cambiare la disposizione in quel rettangolo che abbiamo dato all'inizio. Come potete vedere, sì, è vero, loro ruotano, ma si stanno anche riposizionando. Potete aggiungere un bordo che verrà utile a noi dopo e poi abbiamo il padding. Praticamente non lo andiamo ad usare perché tanto non serve, è un qualcosa di più ma non serve. Qui sotto abbiamo lo zoom, ma lo zoom è soltanto per ingrandire o diminuire l'immagine che abbiamo qui a video. Una volta fatto ciò, noi possiamo andare direttamente su Fusion 360. In automatico lui lo prende e ce lo butta direttamente nello schizzo di appoggio. Potrebbe succedere che quando lo lanciate lui cade, può succedere, va in crash il programma, ma non disperate, c'è la soluzione. Una volta fatto ciò, gli diciamo publish into Fusion. Praticamente lui adesso sta ragionando col fatto che noi l'abbiamo detto già prima sul piano YZ. Adesso lui sta calcolando e se lo sta inserendo. Lui di conseguenza ha creato un nuovo schizzo. Questo qui praticamente è soltanto un appoggio, in realtà non, a noi non servirà nulla. Come potete vedere, lui lo ha creato banalmente qua sotto. Comunque voi potete tranquillamente spostarlo, potete farlo, metterlo, girarlo di 360, spostarlo, portarlo su, portarlo ancora più giù, senza nessun problema. Io faccio banalmente, faccio un parallelepipedo sul piano. In questo momento io lo faccio molto ad occhio. Andiamo giù. Do ok e ho creato il mio solido. Una volta fatto ciò, praticamente non c'è altro da fare che andare a proiettare questa immagine su questa superficie. E usiamo il comando sbalzo, che lo potete trovare anche nella tendina in questa zona qui. In questo caso io voglio prendere, diciamo, voglio prendere la parte esterna da proiettare. Gli dico sottrai, seleziona la faccia, lui adesso sta calcolando. Vado a modificare, praticamente gli sto dicendo di praticamente di soltanto di un decimo dentro, ma giusto per far vedere che fa una texture. Ok, adesso lui si sta calcolando la proiezione più, eccolo qui, spegniamo un attimo. Noi ci avviciniamo sopra, noi vediamo che ha fatto lo scavo di quel decimo. Potete anche banalmente rifarlo diversamente. Accendiamo i nostri schizzi di nuovo, selezioniamo quello, possiamo dirgli di fare inverti selezione, così prende la parte interna, il nostro sbalzo, nostra superficie, lasciamo calcolare, eccolo qua. E lui ha fatto gli scavi, abbiamo fatto l'inverso rispetto a quello di prima. Un'altra particolarità che ha questo comando è che non serve per forza spostare la texture su questa superficie qui e spostare solo per forza lo schizzo, ma si può benissimo anche tranquillamente fare anche così, il tempo che carica. Si può muovere direttamente, diciamo, il solido. Infatti, se voi guardate sotto, ci sono le frecce. Praticamente io non sto muovendo lo schizzo, ma sto muovendo il solido. Potete ruotarlo, lo potete far salire, lo potete far scendere senza dover muovere lo schizzo. Come potete vedere, abbiamo lo schizzo qui e abbiamo qua il solido. Sono in due posti completamente diversi. Potete fare diverse situazioni, potete sfondarlo, potete svuotare, fare tutte le vostre modifiche su queste superfici, su questi solidi, potete gestirlo come vi pare, vi piace. Essendo un CAD, potete gestirlo per la voi. Diciamo che questa è il tutto di questo tipo di progetto.
due soluzioni per poter fare gli oggetti, chiamiamolo scultura. Va bene, grazie per avermi seguito e se volete vedere, come vi dicevo all'inizio, la questione delle texture modificate di altro tipo, perché questo programma fa soltanto questo, non fa altro, il Voronoi, non ha la possibilità di inserire altri tipi di immagini, però si può sfruttare il comando sbalzo per poter creare testi particolari. Vi siete fatti voi uno schizzo, ve lo scansionate, ve lo importate, potete giocarvela come volete. Se lo desiderate, ditemelo, io vi preparo il video e ve lo faccio vedere. Grazie ragazzi. E vi ricordo, come detto all'inizio, che vi venga a prendere, mi raccomando, fate le iscrizioni.